Buongiorno, oggi è il 4 maggio, ultimo giorno per noi a Bratislava, nel senso che avremo un'ultima notte al Falkensteiner e domani si riparte. Fortunatamente ancora non piove, speriamo che il tempo regga. Comunque sono circa le 10, dopo una mega colazione, forse anche fin troppo mega, siamo usciti, ci stiamo dirigendo verso l'Old Market Hall, che è un mercato coperto, aperto solo sabato, quindi ci andiamo appunto oggi. E mentre camminiamo verso il mercato vi volevo dire una cosa, stiamo utilizzando la carta AIP per tutti i pagamenti che stiamo facendo qui a Bratislava, e se non sapete cos'è la carta AIP, come funziona e che vantaggi vi dà, vi lascio giù in info box un articolo che aveva scritto Davide tempo fa, in cui vi spiega meglio, insomma, come funziona. La carta è gratuita e non ha spese né per ricaricarla né per i pagamenti, quindi andate a leggere l'articolo giù in info box. Abbiamo lasciato l'Old Market Hall e ci siamo diretti verso il Palazzo Presidenziale, che è questo dietro a me. Praticamente dal 96 è la residenza del presidente slovacco. La visita è gratuita, quindi se passate e siete interessati, visitatelo. Questa targa spiega che il 25 agosto del 1878 per la prima volta sono state accese le luci elettriche nella città di Bratislava, e la luce elettrica è partita appunto da questi, che sono i Presidential Garden, quindi i giardini della residenza presidenziale. Questo vialetto sono nominati tutti i presidenti delle varie nazioni che hanno fatto visita qui dal presidente slovacco, e qui c'è Carlo Azeglio Ciampi, e praticamente ogni albero che hanno a fianco è stato piantato da loro. Abbiamo lasciato i giardini presidenziali, ora siamo in una fermata dell'autobus. Per la prima volta prenderemo un mezzo qui a Bratislava. La prossima fermata sarà il castello di Devin. Abbiamo comprato un biglietto giornaliero, dura 24 ore. Abbiamo scelto di fare così perché domani dobbiamo comunque andare in stazione a prendere Flixbus e ci viene più comodo con i mezzi. Il biglietto delle 24 ore costa 3,50 euro. Quello che abbiamo preso noi riguarda la zona 100 e 101. Riguarda la zona 100 e 101. Sono le macchine. Il biglietto che abbiamo preso noi riguarda la zona 100 e 101, che comunque è una ventina di chilometri, e il castello di Devin è prima. Altrimenti potete acquistare il biglietto che riguarda tutte le zone, che però sinceramente non so cosa ci sia intorno, ma sono tipo 50 km di raggio. Se invece non volete fare il giornaliero, potete acquistare le corse singole, e costano 70 centesimi l'una. Però se pensate di sfruttare i mezzi, probabilmente vi conviene il giornaliero.
visto dalle immagini precedenti, siamo tornati dal castello di Devin intorno alle 3 e siamo stati 3 orette in hotel, siamo stati a bere qualcosa nella lounge, siamo stati in palestra, siamo stati in sauna e adesso siamo di nuovo nella lounge. Ormai secondo me la riconoscete perché siamo spesso qua. Stiamo bevendo una Coca Zero e tra 5 minuti al massimo usciremo. La tappa di questa serata, la prima tappa di questa serata, è il Museo degli Specchi. Ovviamente vi porteremo con noi. Piccole informazioni relative al Museo degli Specchi: costa 5 euro l'ingresso ed è preferibile prenotare, non è obbligatorio, però se non volete, se insomma volete pianificare la vostra visita, vi conviene prenotare. Noi abbiamo prenotato e andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. È molto piccolino, quindi 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, lo vedete. Diciamo che non è nulla di chissà cosa, però ve lo consiglio. Tra l'altro prima vi ho detto che costava 5 euro, però se avete la tessera studenti vi costerà 3, infatti noi abbiamo speso 3 euro a testa. Quindi se vi capita, passateci. Abbiamo preso un autobus e poi abbiamo fatto un pezzo a piedi per raggiungere il monumento Slavin. Tra l'altro per raggiungerlo c'è una zona molto molto bella, panoramica, da cui si vede tutta la città e anche il castello. E tra l'altro c'è tipo una zona con delle case super moderne. Magari vi lascio qualche foto che abbiamo fatto qua. E comunque il monumento, che è questo qui, è un monumento commemorativo e cimitero per i soldati dell'Armata Rossa, non sto leggendo ovviamente, che caddero nell'aprile del 45 durante la Seconda Guerra Mondiale per liberare la città di Bratislava dalle truppe della Germania nazista. Ringraziamo. Buongiorno, oggi è il 5 maggio, il che significa che dobbiamo lasciare Bratislava e non solo, dobbiamo lasciare anche questo bellissimo hotel. Sono circa le 8:30 e noi stiamo per andare a fare la nostra ultima colazione qui in hotel, mi prenderò un altro bel waffle. Dopodiché abbiamo il checkout alle 12 e abbiamo l'autobus che ci porterà a Praga alle 12:55. Siamo stati molto fortunati perché oggi che andiamo via il tempo fa veramente schifo, piove, quindi siamo stati fortunati gli altri 3 giorni.